Questa è la risoluzione della Commissione Disarmament and Security Committee, che si è occupata di lotta al bioterrorismo al termine della 3 giorni di simulazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si è svolta al Maschio Angioino. 120 studenti di 20 diversi istituti superiori della provincia di Napoli hanno approfondito in lingua inglese i temi dell'agenda politica internazionale, diventando ambasciatori e diplomatici ed incentrando il loro interesse su questo e su un altro importante argomento nella Special Political and Decolonization Committee, ovvero il traffico degli esseri umani in Medio Oriente. Da un profilo internazionale alla nostra città attraverso i giovani su temi molto interessanti come la sicurezza internazionale, il traffico degli esseri umani, i processi di decolonizzazione, quindi insomma siamo soddisfatti del fatto che a Napoli si parli una lingua internazionale. È la seconda edizione dell'Italian Model United Nation, un progetto dell'associazione United Network sviluppato con il Comune di Napoli e l'Ufficio Scolastico Regionale per formare cittadini consapevoli dei ruoli delle istituzioni e delle diversità culturali e politiche in una città che è da sempre luogo di profondo e fruttuoso incontro di culture. 30 di loro saranno anche ospiti a New York della vera Assemblea delle Nazioni Unite. Siamo orgogliosi, come giorni fa alcuni ragazzi di Napoli, delle nostre scuole, sono stati ad Amsterdam su riflessioni importanti di astronomia, astrofisica, così come è importante che i nostri ragazzi di Napoli e della provincia vadano alle Nazioni Unite. Insomma, Napoli è una capitale del mondo, una città internazionale, una città che si deve aprire, deve abbandonare una mentalità provinciale. Poi l'Assemblea delle Nazioni Unite è il luogo in cui si debbono o si dovrebbero realizzare diritti, politiche di pace, di progresso e di solidarietà.